Sì, mister, per commentare una Lazio che davvero esce a testa alta, no, da questa semifinale di Coppa Italia. No, sono d'accordo, abbiamo fatto una gran gara, purtroppo non è bastato, loro sono passati, facciamo dei complimenti e come faccio complimenti ai miei ragazzi perché hanno dato tutto, c'eravamo quel risultato bello, poi alla fine loro l'hanno messo dentro e niente, sono passati. Nella negatività del risultato, nell'esclusione appunto dalla finale, c'è una nota particolarmente importante e positiva che è quella di Castellanos che trova stasera 2 gol, ne ha segnati 4 nel resto della stagione, insomma. No, sono tante belle cose della gara, a parte che non siamo passati, altre cose sono felicissimo di tutte, di agonismo, di 2 gol, di come siamo messi, quindi di mentalità, di tutto, no? Contro avversario, sappiamo di che livello è. Mi dispiace dei ragazzi perché loro ci credevano, eravamo là, poi alla fine sono usciti con questo gol. Noi dobbiamo recuperare bene perché abbiamo una gara importante ora sabato. Cioè, i ragazzi hanno dato tutto, oggi mancava di ragazzi, fuori riscaldamento, qualcuno. Sono andati oltre nelle ultime gare, abbiamo tanti acciaccati, vediamo di recuperare bene per sabato. Mister Tudor vi ascolta. E qui in studio c'è Fabrizio Ravanelli, al quale lascio la prima domanda. Ciao Igor, di solito ciao Fabrizio, difficile ciao. Fare complimenti a un allenatore quando perde e quando esce, però credo che la tua squadra abbia anche oggi rispecchiato la tua mentalità, il tuo modo di vedere, di pensare e fare calcio. Ti volevo dire se secondo te forse è mancata un po' di intensità negli ultimi 15 minuti perché i ragazzi avevano speso tanto e forse magari per poter praticare la tua mentalità e il tuo gioco ci vorrebbe magari una preparazione adeguata fatta con te personalmente dall'inizio dell'anno. No, è vero. Poi se c'è una cosa della Juve, se questa fisicità, c'è gente qua che è un livello di gambe, di velocità, di fisico che è proprio il massimo. Ecco, noi volevamo con i cambi raffrescare qua, ce l'abbiamo messa tutta, ecco, dispiace alla fine. È quello, cioè la strada è quella, la strada è giusta. Cioè, abbiamo fatto contro la Juve 3 gare, abbiamo vinto 2 volte, cioè, non siamo passati, però io comunque sono molto soddisfatto della prestazione, di tutte le cose che facciamo, la crescita dei ragazzi da tutti i punti di vista, da mentalità, di voglia di andare, di comandare, di andare a rubare, ecco. C'è da crescere chiaramente perché sono tutte cose nuove, però siamo pronti. I commenti che hanno già fatto gli altri loro a che punto è la tua Lazio? Cioè, quando hai preso la squadra che te ti sei ritirata e la Lazio di questa sera quanto ha fatto per quel finale di campionato per poter provare a raggiungere l'obiettivo della Champions? Tanta forza, io sono felice, i ragazzi abbiamo fatto 4 di campionato, abbiamo 3-3. Tanta roba, vediamo se riuscire una super importante partita contro Verona sabato, super importante, manca poco poi per Grazie.